non li sopporto. E mica lo faccio così, perché sono cattivo. È che detesto tutto quel cattivo gusto. I biondi, ad esempio. Ma come diavolo si fa ad avere i capelli gialli? I dolce vita, le catene d'oro, le scarpe da mare, le tute da ginnastica, i marsupi e i mocassini, le camicie abbottonate fino al primo bottone, le barbe lunghe ma curate, i cappelli e i giubbini senza maniche. Ma buttatevi sotto un treno. Che poi sarebbe tutto così facile. Basterebbe evitare quelle due o tre cose e l'universo tornerebbe in armonia. Semplice. Pulito. Comincerei innanzitutto eliminando i non fumatori. E poi che ne so? I falò, i fiori finti, gli ambientalisti, i gatti, le telefonate lunghe, chi fischia, i pendolari, i dolcificanti, le rime, i circensi tutti. I collezionisti, le zuppe, i filosofi di bell'aspetto, la Norvegia, i norvegesi. L'acne, le docce con le tende, gli inglesismi, i ricchi, i funerali, i cuochi in televisione, i tifosi, la prima comunione, i logorroici, chi massica a bocca aperta, ma chiudi quella cazzo di voglia! Non supporto niente e nessuno. Dovrei lasciar perdere, devo lasciar perdere. I vecchi, la loro bava, le loro lamentele, per non parlare poi di quando cercano di rendersi utili, la loro aneddotica esasperata, il loro disprezzo per le generazioni successive. Almeno su quello siamo d'accordo. Perché non sopporto nemmeno le generazioni successive. La loro arroganza, la loro ostentazione di forza, le loro risate improvvise. Sono i giovani buoni. Buoni. Responsabili e generosi. Tutto volontariato e chiesa. Tanta educazione e tanta morte nei loro cuori e nelle loro teste. Addio! Non sopporto gli sportivi, gli iperattivi e i vergognosi. Figuriamoci poi se dovessi contare uno sportivo iperattivo che si vergogna. Beh, e almeno in quel caso la vergogna sarebbe tollerata. 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 I tolleranti. Sempre perfetti. Sempre corretti, nei loro vestitini color pastello, li critichi e ti ringrazio nella critica, li insulti e ci passano sopra bonariamente. Ti chiedono come stai perché vogliono veramente saperlo, mettono in difficoltà perché boicottano la cattiveria stessa, ma perché? Perché? Non sopporto niente e nessuno, nemmeno me stesso, soprattutto me stesso. Che dovrei fare? Salterà allegramente, accogliendo tutti, in abbracci, pieni d'affetto. No, e poi no. Preferirei assistere al pranzo di un facocio. Oh! Addio, ora mi butto! Ma che fai, pazzito? Se ne vada! No! Se ne vada, non cambio idea! Ma chi vuole farle cambiare idea? Se si vuole buttare, cosa che le consiglio? Lo faccio tentandosi dal prossimo punto.
vedi, è una goduria. Ma che è? È un porco! Ma se ne vada, lei la preferisco sul cornicione, se ne vada! Ma no, io non giudico niente a nessuno, sia chiaro. Ognuno è libero di pensare, dire, fare... liberté, fraternité, égalité. Lei è un uomo libero, è il più libero che io conosca. Lei ha scelto di prendere in moglie la libertà, per questo le dicevo che è un uomo fortunato. Ma chi le ha detto niente? Dove ho sbagliato? Dove ho sbagliato? Che bella nottata, eh? Se non fosse già morto, la ammazzerei. Come già morto? Niente. No, l'ho sentita. Lei ha detto se non fosse già morto, la ammazzerei. No. Ma ci pensa? Io sono lì. Io dovevo salvarlo a lei. È lei che mi ha salvato la vita. Vita? Vita? Ma che vita è vita? Di che vita stiamo parlando? Io non ho fatto niente, non mi rendo complice di questa buffonata. Semplicemente volevo che, gettandosi da quel ponte, non mi imbrattasse tutto il cortile. Ci ho messo un pomeriggio intero a prendere la zozzeria che mi hanno lasciato i piccioni. E io le persone le capisco al volo. E guardandolo ho visto un grande uomo. Per questo sono sceso da quel cornicione. Su, non faccia il molesto. Ha visto male. Nervosetto, stasera? Non più di domani. Mi fa impazzire te. Ma lasci almeno che mi presenti. Sono Jean-Paul, il poeta. Avrà sicuramente sentito parlare di me, sono un artista. I giovani usano i miei versi per dichiararsi amore e poi gli stessi per abbandonarsi. Jean-Paul, al secolo Tonino de Ferre, il settimo di 11 fratelli nato in un piccolo villaggio alla periferia della periferia di una città qualunque. Scrive, così dice. In realtà nessuno di noi ha mai letto nulla, nemmeno un rigo. Da qualche tempo ha l'insana abitudine di inscenare suicidi. Mi spiego, non ci pensa minimamente a buttarsi per davvero, ma desiderare la morte lo fa sentire vivo. E allora una volta un passante, un'altra volta una rondine, un'altra volta ancora una finestra che si spalanca, ogni cosa lo distrae e diventa il pretesto per cambiare idea. Forse la vita non gli piace per davvero, ma il sospetto di non mancare a nessuno lo fa desistere. O forse gli piace ed è solamente un balordo in cerca di goliardia. Non so, è un poeta e pensa che sia questo che un poeta debba fare. Soffrire così, senza motivo. Ma lasciate che ve ne racconti un'altra legata a questo personaggio. Il nostro poeta ha sempre parlato d'amore, ma non ha mai amato nemmeno una donna. E fin qui nulla di grave. Di gente che parla ce n'è fin troppo. Il piacere conferisce l'immortalità, così perlomeno ha sempre detto. Lui pensa che in mezzo a due sgualdrine, in mezzo a un momento di lucida ebbrezza a tarda notte, la mente regni sovrana sul letto e il dolore di vivere sia passato per sempre. L'amore, per il nostro poeta, è il risultato della stimolazione dell'ipotalamo. Altre volte, invece, quando si sente particolarmente romantico, ispirato, la definisce come una forte dose di endorfine rilasciate dal cervello. Un grande poeta. Trascorre la vita scorrazzando per la città, sempre appagato e mai sazio. Fino a stasera. Stasera ha conosciuto un uomo che ha dato 20 anni della propria vita ad una sventata. Le ha sacrificato tutto: amicizie, abitudini, decoro, denaro. E poi, una sera, ammise di non averla mai amata. Si annoiava, ecco tutto. Si annoiava come tanta altra gente. Ma procediamo per gradi. Jean-Paul, Tonino, era poco più che adolescente quando lo investì l'ottusa idea che tutto ciò che fosse francese fosse al contempo nobile e rivoluzionario. Tonino anche quella sera scorrazzava per la città alla ricerca di un trampolino da cui non buttarsi.
pensato potesse essere un'idea simpatica per concludere l'anno, buttarsi al ponte la notte di Capodanno. Un po' banale, se solo ci fermassimo a pensare che oggi è uguale a domani e domani sarà uguale a dopodomani. C'è bisogno che accada qualcosa. È questa la soluzione che la gente adotta. Ma non accade mai nulla. Un poeta? Quindi lei, lei scrive poesie? Poesie? Poesie di vita vissuta? Sì, sento un po' poeta, io avrei che fare. Comunque, nel caso, ci sono due ponti là, un campanile là e un palazzo alto 14 piani dietro davanti a lei. Lei che fa stasera? Niente. Che dovrei fare? Beh, dovrà passare il tempo in qualche modo. Il tempo? Il tempo passa già da sé. Non c'è bisogno di fare nulla per farlo passare. Quindi non faccio nulla. L'unica cosa importante è avere un po' di fantasia. La cosa peggiore che può capitare a un uomo che è costretto a trascorrere molto tempo da solo è quella di non avere immaginazione. La vita è già abbastanza noiosa, senza sarebbe uno spettacolo mortale. Certo, naturalmente. Qualcosa faccio, eh? Dormo 10 ore a notte, senza che nessuno mi disturbi, e durante il sonno vado con la mente, vado per boschi, giardini e palazzi meravigliosi, e lì, lì dove posso provare piacere da fare. Poi al risveglio, ma non oggi, confondo i piaceri del giorno con quelli della notte. Boschi, giardini e palazzi meravigliosi. Perché non si è concentrato sulla parte senza che nessuno mi disturbi? Vorrebbe essere altrove. No, vorrei che lei fosse altrove. Sa, anche a me mi sembra affascinato i paesi del nord. Le villette a schiera con la staccionata di pelliccia bianca e i grandi spazi verdi, oh! Che bellezza! Sì, sì. L'odore ripugnante del fiume, il galoppo dei ratti verso i miei fagioli, gli angoli bui che si tramutano in orinatoi. Ah, che bellezza! E non se la deve prendere con me perché ha scelto di stare qui. Ma perché ha scelto di stare qui? Lasci stare, non potrebbe capire. Beh, se c'è qualcuno che la può capire, quello è un poeta. Ti guarda caso, ne ha uno di fronte. Non mi faccia dire cosa vedo di fronte, la prego. Affascinante, sì. In genere mi trovo un affascinante, vuol dire. Affascinante, sì. Proprio a questo stavo pensando. Che morte non voler morire. Dimenticatemi! E quindi che programmi ha? Che programmi ho? Sa che giorno è oggi? Giovedì. Ma no, venerdì! Ma soprattutto è il 31 dicembre, è la notte di San Silvestro! Già. E uno con la sua fama non ha niente di meglio da fare che stare qui. Ma uno come lei ha sicuramente decine di invite alle feste in città. Vada, vada a divertirsi. Sì, certo, naturalmente. E allora? Perché non so che fare. Fino a poco tempo fa aveva le idee molto chiare. Mi sento inutile. Oh, cielo, la prego, non ricomincio con questa storia della depressione, comunque in ogni caso. Sì, due ponti là, un campanile là e un palazzo di 14 piani laggiù. Bravo, bravo, bravissimo. Ho sbagliato tutto. Non devi tenere,
miracolo gli è venuto in mente. Charles Baudelaire, Charles Bukowski, Charles Darwin e poi Angelo Criscuolo. Criscuolo Angelo, perché è così che si chiama. Sì, suona strano anche a me. Lamenta sin da piccolo un singolare problema con la vita. Ha la grande colpa di amarla troppo, ma quella ancora più grave di prenderla sempre sul serio. Non è mai riuscito a non pensarci, a sorvolare, a lasciarsi scivolare le vicende addosso. Si sente colpevole, ecco tutto. Non che non lo fosse, non più di tutti noi. Si sente intrappolato in una vita da lui stesso creata, sì, ma fatalmente già scritta. L'idea della morte lo colse come un acquazzone ad agosto, come uno schiaffo all'improvviso. E da allora gli fu impossibile separarsi. E così un giorno ci pensi un attimo, il giorno dopo ce ne pensi due e finisce per essere il tuo chiodo fisso. E la gente ride. La gente ride e lui questa cosa non riesce proprio a spiegarsela, ma come fanno ad essere così spensierati, così giocondi? La certezza matematica della morte lo teneva intrappolato, lo distruggeva, ma non come la tremenda sensazione di sentirsi solo. No, Angelo non si sentiva solo sotto quel ponte, si sentiva solo in mezzo a centinaia di uomini del tutto simili a lui. Poi, ci siamo messi comodi, eh? Ma ci pensa a cosa sarebbe potuto succedere se le cose fossero andate diversamente? No, dico, ma ci pensa? Svoltare a destra anziché a sinistra, all'incrocio, vent'anni fa, oppure incontrare o non incontrare una certa persona, che ne so, entrare o non entrare in un bar, e tutto sarebbe stato diverso. Credo che lei non abbia niente di meglio a cui pensare. Se quel mio antenato vissuto migliaia di anni fa non avesse incontrato la sua compagna, e se centinaia di anni dopo quella donna che porta i miei stessi occhi verdi fosse andato al pozzo? E se poi... Sì, sì, ho capito. È un percorso unico. Non possiamo cambiare un tassello con un altro senza che non cambi neanche il risultato. E spiego, se il mio patrimonio genetico non si fosse trascinato perfettamente, come è stato, io ora non sarei qui. Ma ci pensa, in milioni di anni, quante possono essere state le coincidenze? E ne poteva saltare una... Una su milioni e tutto sarebbe stato diverso, tutto! E svoltare a destra anziché a sinistra, ma quel bivio, qualunque, in quel giorno, qualunque, tutto sarebbe stato diverso. Questione di caso, fortuna, non saprei, certo è che se stasera lei avesse svoltato altrove... Però mai ci saremmo incontrati in onore e non qui! Già, sarebbe passato così poco, destra anziché a sinistra. Io sputo in faccia i ciechi. Ma che fa? La prende in giro? Ma su, lo capisco il sarcasmo, sa? E poi, mi permetta, deve smettere di essere così triste, grigio, cupo. E su, un po' di allegria! Deve pensare come con la mazzarza era lei. Ho cambiato idea, non si può cambiare idea. Ma certo che si può. Ma su, Charles, e questo significa sentirsi vivi. E questa è vita! Sa, quella sensazione di far parte di un universo perfetto. Sì, io faccio parte di un universo perfetto, io sono vivo! Penso che non ci siamo meritati nulla. Come nulla? Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra andarci stretto. Conosco me stesso come il palmo della mia mano. Posso prevedere ogni mia singola reazione. La mia vita è stata sepolta in una tomba di cemento.
ciò che mi ero prefissato. E ora che tutto è compiuto, mi annoia a morte. Mi sono reso conto di quanto di falso avevo preso per vero. La cosa peggiore è che sono ancora vivo. Lenticchie? Lenticchie? Lenticchie. Buona
sa. Grazie, me lo dicono tutti. Ma quindi lei sa che... A cosa dovrei pensare? A questo? Al fatto che dobbiamo morire? Non ho tempo per farlo, non ho già passato troppo dietro a responsabilità, impegni, lavoro, ora basta, basta, basta. Ma quindi... Certo che ci ho pensato, certo. Su questo ponte affiggono gli orologi di tutta la città. Io li guardo e conto gli anni che mi separano dalla fine. Penso che ho visto uomini della mia età che sono già morti. È terribile. E non abbiamo, come dire, una data di scadenza. E che siamo, un cartone dell'altro? Beh, non ce la fa proprio a prendermi sul serio, lei, però... No, non ce la faccio. Sono terrorizzato all'idea che la morte mi possa accogliere prima ancora che io abbia portato a termine il mio compito. E quale sarebbe? Non so. La gente ride. La gente ride, ma una scadenza c'è, e lo sa benissimo. Angelo per anni ha vissuto come se fosse eterno, ha vissuto senza pensare, senza capire, senza credere che quella routine disperata era la sua vita. La sua vita! E tutto va bene, si fa per dire, tutto va bene finché un giorno, e non saprei nemmeno dire quale, vista l'inutilità delle giornate. Finché un giorno ti svegli dal sonno atonale in cui ti eri assopito. E allora, buongiorno. Angelo ogni mattina cammina lungo i canali dove centinaia di uomini si svegliano con la bocca impastata accanto a delle donne che non amano e si avviano verso un lavoro senza gioia. Lui li vede ed è felice. Credetemi, è felice. Pensa che ce l'ha fatta, si sente potente, invincibile. Lui ce l'ha fatta ad allontanare per sempre quella tortura chiamata speranza. Sa che ognuno di loro un giorno morirà. Chi domani e chi decine di anni dopo di lui. Ma ognuno di loro finirà avvolto un giorno da una coperta di terra. Il giorno invece in cui sarà il suo, il cuore a dover cessare di battere, la città si sveglierà indifferente. Nulla sarà cambiato. Quegli stessi uomini lo troveranno là, dove è sempre stato, solo con un sorriso che non ha mai conosciuto prima. Angelo sarà morto, ma senza aver perso la vita. Non sto dormendo, maledizione, sto pensando, pensando. Allora la lascio pensare. Chissà quante feste in città stasera. Sono belle le feste. Un po' di pace!
di farsi dire sì senza aver posto alcuna domanda chiara. E questa dove la metto? Il fatto che in genere mi trovano affascinante, sì, e io ne approfitto. Le ho amate tutte! Il che forse significa che non ho mai amato neanche una. Ma perché bisogna amare raramente per dire di aver amato molto, questo non l'ho mai capito. Il fatto è che giudico sciocca la misoginia e quasi tutte le donne che ho avuto le ho stimate migliori di me. E così, portandole in palmo di mano, divinizzandole quasi, le ho utilizzate più spesso di quanto in realtà non le abbia servite. Ma quindi lei non ha mai amato? Ma è falso, non ho mai amato. Nella vita ho avuto almeno un grande amore, di cui sono sempre stato l'oggetto. Cosa mi tocca sentire? Per un'avventura di 10 minuti avrei rinnegato padre e madre, salvo poi rimpiangerlo amaramente. Ma avevo dei principi. Principi? No. Per esempio, la donna degli amici, quella era sacra. Sacra? Chi sacra? Cosa? Non ho capito, scusa. Soltanto che qualche giorno prima smettevo di essere amico dei mariti. Ma non ho capito cosa fa qui. Lei si sta nascondendo. Ma non ne vado fiero. Ma neanche me ne vergogno. Che lei? Lei ha mai amato? Io? Avevo altro da fare. Infatti, la sua vita è frenetica, impegnata. Che cosa intende dire? Come si chiama? Si chiamava Irene. Si chiama Irene. Come la pace. Angelo vorrebbe Irene e tutto ciò che per pigrizia dell'esistenza si è privato. Vorrebbe vederla ridere e baciare quel lago di rose delle sue labbra che si schiudono e accarezzare i suoi capelli neri e lunghi da Maddalena. Prenderla per mano e partire per rivedere ancora insieme a lei Istanbul, Barcellona o i mari di qualche altra remota spiaggia cubana. Partire, fuggire, dimenticare tutti e da tutti essere dimenticati. Fuggire dall'altra parte del mondo, esattamente dove lei è andata, ma senza di lui. E allora ogni mattina si trascina in questo mondo edonistico che puzza di fogna, giocando a fare Dio, disprezzando qualunque cosa, qualunque normalità. La stessa normalità che l'ha fatto scappare. Quella stessa normalità che ora gli manca terribilmente. È questa la tremenda verità che lo schiaccia. Sono queste le idee che fanno morire. Davanti alla vita che porta con sé il rumore sordo della città e lo sguardo stupido e indifferente del cielo, si sente solo, sconcertato, nudo. Già morto. E dov'è? Non lo so. Non mi va di parlare. Strano. Nella vita ho commesso tanti errori. Molti. Troppi. Cosa crede che ci faccia? Jean-Paul, crede che mi piaccia stare qui? La vita mi va stretta. Stretta. Così mi diceva. Quante idiozie. Che idiota che era. Mi ero stancato di tutto quell'affanno, di sentirmi niente in mezzo a niente, della mia stessa banalità, capisci, Jean-Paul? Allora ho abbandonato tutto, tutto. Volevo risintonizzarmi con la vita semplice, fatta di emozioni vere, e non con questa pantomima che siamo costretti a recitare ogni giorno. Invece, adesso... Ma su, Charles, basterà correre da lei, sì, correre incontri da me, ti amo! Ma aspetta! Charles, la ritroveremo e sarà là fuori, da qualche parte.
sento le lacrime. Ma certo, basterà che lei si dia una piccola restauratina. Non si stratina, però se dico è potrei benissimo prestarle una delle mie camicie e le potrei dare anche la mia giacca. E potrebbe avere più o meno anche il mio stesso numero di scarpe. Ma che faccia? Storme! Basta, basta, basta! Dimmi tu addio, se a me dirlo non riesci. Morire è nulla, perderti è difficile. Vivere! Vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Dentro la realtà.
Per cominciare a vivere.